Buonasera! Troppo vicino al microfono. Buonasera! Ho mangiato in frettissima per fare il prima possibile. Buonasera, il socio! Vittolina Troller. Sono stata velocissima, sì. Vabbè, era una vellutata di zucche e carote, quindi che ci vuole a mangiarla? Come state? Eravamo tutti pronti per Che bel commento! Molto carino! Oddio santissimo! Alessandro, ti chiederei gentilmente di evitare... certi commenti. Stasera mi sono fatto due svizzere, intendo la carne, cancella pure Witto, grazie per avermi dato il permesso. Come si fa a cancellare? L'avevo fatto l'ultima volta, ma non mi ricordo. Ah, sì, lo so io da dove. Giusto perché mi sono dimenticata anche di aprire il chatbot. Era così per sfogarmi, ma perdonami, ma non. Sfogati evocando. Cosa? No, ecco, sfogati, che ne so, urlando cipolle, gelati, coni e biscotti. Che è meglio. Grazie. Non ho i testini direttamente in chat, boh. Grazie. Oddio, oddio, no, la mia voce no. Ma sapete che non... A vista da moderatore, forse devo fare? Ma che figata questa cosa! Oh! Però mi ha cancellato tutti i messaggi. Ma che figo! Posso vedere tutti gli utenti presenti. Ma... Wow, ok, non l'avevo mai aperta. Vabbè, però devo cancellare da qui. Ok. No, non avevo mai visto la scoperta. La... non avevo mai visto la scoperta da moderatore. Scrivila, Rob, scrivila, è bellissima questa frase. Ho mescolato il messaggio di Metello con quello di Mike. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, non. Porca vacca, se sono. Se ho una memoria da. Da schifo. Niente, ora non mi mostra più i messaggi vecchi. Quindi come si fa a cancellare? Boh. Messaggi eliminati. Che palle. Dalla dashboard non mi fa eliminare. Forse da qui, dal cellulare, si può? Ma tu guarda. Alessandro, cosa mi fai fare? Elimina messaggio. Oh, ce l'ho fatta. Yay! Ok, sono viva. Ci siamo.
Ho provato Hellblade e in certi momenti va fluidissimo, in altri no, non riesco a capire il perché. Ho giocato anche un po' con la grafica, ma boh. Ma si gioca con il joypad o con il mouse e tastiera? Buonasera, Skies! Skies. Chi è che diceva Skies? Non mi ricordo. Tutto bene, grazie. Credo si possa giocare con entrambi. Ho dei controlli molto semplici, ok. Meglio col pad. Proviamo intanto. Con il mouse e la tastiera. Boh, non mi sembra che scatti. Speriamo bene. Ok, allora, esce e torna al menu principale, conferma. Allora. Che bella la vista da moderatore. Troppo figa. Comunque, ritornando a noi. Mentre cambio scena, come state? Come state? Com'è andata questa giornata? Questo inizio settimana? Bam 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 bam. Ok, allora adesso che ho cambiato scena, sposto un po' di cosette qui. Ale. Abbastanza bene, tutto bene, dai. Vado a giocare con il buono Skies, ma ti lascio in sottofondo se serve qualcosa, fammi un urlo di quelli fatti bene. Va bene, va bene. Lo accetto, Rab, lo accetto. Bravo, brava, gioca. Brava? Oddio, oggi non so parlare. Comunque, bravo, bravo, gioca con gli altri, mi raccomando. Domani faccio il tampone e forse l'agonia è finita. Sì! Come tutti gli inizi settimana di quest'anno. Prima o poi ci verrò, Rob. Prima o poi ci verrò. Allora, smutiamo il giochino. Mutiamo invece la musica. Silenzio. no. Troppo alto. Ok, lo abbasso anche un po' da qui. Fatemi sapere, ovviamente, come sempre, come va l'audio. Ok, io vi metto qui vicino così vi posso leggere facilmente. Passavo al volo, vi auguro una buona continuazione. Immagino tu stia per andare a giocare con Rab, guarda. Ciao Skies, grazie per essere passato. E buon proseguimento di serata. Sì, ieri era il termine dei 10 giorni, quindi alla fine ho ottenuto i tempi abbastanza stretti. Vabbè, dai. Speriamo vada tutto bene. No, non è vero. Invidiosa di cosa, no? Comunque, inizia una nuova partita.
pizza di aver abbassato troppo l'audio. No, Mike! No. Mi sa che ho abbassato troppo l'audio. ASMR. Non so perché scatticchia, ma solo qui, boh. Ha degli occhi stupendi. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Oddio, non le avevo mica viste. Ok. Bene. Un po' il Parkinson. Siria, non si dicono queste cose e io non dovrei nemmeno ridere. Però me le immagino dette con la tua voce. Questo è il problema. Come non sempre rimangono immobili? Qui non esiste l'eterno. Ci sono gli zombie? Ma che. Non posso muovere moltissimo la camera. Grazie, Rogan! Buonasera! Perdonami se sono scomparsa prima improvvisamente, ma dovevo cenare velocissimamente e poi niente, sono qui in live. Benvenuti! Purtroppo è sempre quello il problema. Ma you might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight. Dove siamo diretti? Where you're most vulnerable. Perché
perché stiamo andando in un posto pieno di morti appesi? No, non mi fa venire la pelle d'oca. Al supermercato. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. Questo tronco trema un poco. Siamo arrivati. Wow. Ah, che fatica. Finalmente posso stendere le gambe. Cos'ha dietro? Attaccata una palla. Away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Okay, wow. Wow. Questa caverna è simile. Io che faccio l'osso per far vedere cose belle e tu che mostri dei cadaveri appesi al soffitto come stalattiti. Ho scelto il gioco perfetto. È la gestione del Gardaland, ma come? Lei è davvero... Sì, sono d'accordo, è davvero bellissimo. Ha degli occhi stupendi. È un'attrice vera e una lottatrice. La bellezza non è solo sessuale, già. E come la... Ah! Che devo fare? Non sto capendo. Ah! Così? Ah! Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea, and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Non sto capendo. Troppi nomi. Avete sentito? Madonna, quella foglia, quanto spavento! Questa si accende? No.
Stanno arrivando, codarda, esci? Ma che... Che sono tutte queste voci? Tu sei pazza! E quell'ombra lì? Non sfuga freddi da giù. Ma si sta muovendo? Certo, sta respirando. Davanti a te. Wow. Ok. E questo gioco poi ha fatto anche un tracking per gli occhi stessi dell'attrice durante le sessioni di motion capture. Per questo li vedi muoversi così bene ed è così espressivo. Wow. Ma non c'è nulla che spaventi adesso, dai, Witto. Non, spiegatemi il gioco, non ne so niente, Redox. Fatti spiegare da Rapp. Vorrei far partire un jumpscare, ma non voglio rovinare. Faresti bene, Mike, a evitare. Ma l'avete votato tutti su Telegram. È un'avventura grafica, praticamente. Ok, allora lo voglio giocare da solo. No! Ci sono anche combattimenti. Sì, però sono secondari, no? Ok. Niente. Andiamo avanti. Ma ci sono oggetti da raccogliere, non capisco. Che sono questi scattini? Un passaggio segreto? Ok. Mi sa che ti è morto qualcuno di caro e stai facendo un viaggio per lui. Sì. Forse da lì.
Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Ma quanti ce ne sono? Non ne ricordo nemmeno uno. Only the dead dwell in Helheim, and that is where you must travel. Ok. Vabbè, almeno sappiamo dove siamo diretti. Che figo, davvero. Ok. Non lo so. Eh sì, come si sale? Ops. Non so come si sale. No, che grafica. Comandi. Allora, concentrati, interagisci, a posto. Ole. Credo sia un gioco a sé. Dovrei buttarmi. Ok. Come? Non posso tornare? Ma no, sì che posso tornare indietro. Che ci vuole? Salve. Cutscene. È pericolosa, toccala. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Tell me your story. COVID-19. Una uguale per aprire le... Cosa devo trovare? È così, no? Scusa, vedo una M, no? L'unica M che vedo è questa qui. E quindi? Devo avvicinarmi? Non sto capendo. Non sto capendo nulla e mi scoccio di leggere i sottotitoli. Sirian, va bene, va bene.
Ok, non possiamo interagirci. Giuro non ho capito. Sai che non ho capito neanche io, mi sono distratta. Cioè, diceva di trovarne una uguale, ma l'unica uguale che c'è è... è questa M qui in mezzo, quindi non capisco. Ah! Vedo tante M adesso. Non comprendo. Ok, tornare indietro non si può. È vicina. L'abbiamo trovata! Guarda verso la porta e questa si aprirà. Era l'ombra! Oh, ma dai! Ah, ok. Vai, apri. Totalmente. Non l'hai trovata, lei ha trovato. Learned their ways. I know you did. You listen when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Sarà fatto, mio caro amico, sarà fatto. Ma la regola di non guardare mai giù? Ok. Che bel ponte! L'hanno sistemato molto bene, devo dire. Non cadere. Ma devo stare io in equilibrio? O fa tutto da sola? Stai tranquilla. No, no, oh! Dai che sei arrivata, No, un'altra M. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship. And self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Perché fu sacrificato a lei? Qui possiamo scendere, ma anche continuare?
Ok, no, dobbiamo soltanto scendere. Mai visto gioco più realistico, trave con 50 kg sopra che non cade. No, certo che sto capendo quel che sto facendo. Sì, credo di sì, Mike. Con la guzzilla. Come ci si accovaccia? Ah, lo fa da sola, ok. Prima o poi arriverà Sirian, tranquillo. Cutscene. C'è? Ti do tutto, ti do tutto. Occhi. Sì, te lo ridò, guarda, ce l'ho qui accanto. No, 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 non bisogna urlare. Mamma, che cazzo! Che devo fare? Fermi! Non so i comandi. Colpo veloce, colpo pesante, attacco in mischia, schiva, blocca, cambia personaggio. No, sì, personaggio pure io. Cambia bersaglio sinistra. Ok. Penso farò soltanto colpi veloci e schiverò qualcosa. No, no, no. Ok, va bene, ho più o meno capito, credo. Sono molto lentini. Aia! Ma ho una zanzara che mi sta girando attorno! Zanzara, per cortesia, non adesso! Ma stiamo scherzando? Ma è invisibile! Con CTRL si bloccava? Non vedo niente! Ma non vedo niente! Vabbè, siamo morti! Ma siamo... Ma... Ah, ok, dovevamo perdere. Credo, spero. Ma erano intoccabili. Oh mio Dio. Siamo morti?
morti? No! Oh oh! Ops! Ah no, non siamo morti. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seed of the soul. Until there is nothing left of her. No, 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 non continuare a grattare. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Cosa sta succedendo? Il marciume dell'oscurità aumenterà ogni volta che morirai. Se il marciume raggiunge la testa di Senua, la sua missione è finita. E tutti i progressi fatti andranno persi? Ma che ca... The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Ma lì dobbiamo, cioè, non credo... che potevamo sopravvivere in qualche modo, no? Dovevamo morire a forza, giusto? Spero. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Quindi devo battere questi due? Ok. Destra o sinistra? Uh oh. Sinistra, sinistra. Ok. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Ok. Witto, mi fai un riassunto breve di quello che è successo. Di quello che è successo durante il combattimento, dopo, prima. Comunque l'obiettivo è di andare a recuperare il mio amato Dillion, non mi ricordo. Che si trova oltre quella porta. Per poter aprire quella porta dobbiamo uccidere, sconfiggere... due dei, credo, di aver capito fossero dei. E niente. E il problema è che più muori e più perdi sanità mentale, da quanto ho capito.
chi che c'è? Danny, buonasera. Ma non è vero, abbiamo iniziato da poco. Un'ora più o meno. Lì c'è qualcosa o sbaglio? Ah, infatti, ok. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. Alcune erano mostruose, altre invece attraenti. Buri, in shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Ok, questa è praticamente tutta lore. Tutti che vogliono giocarlo. Fate bene, fate bene. Anzi, grazie per essere passato. E buon proseguimento di serata. Ciao Redox, buona cena. Quello è un suo simbolo. Illusion hides the path to Balravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. L'illusione nasconde il sentiero. Non fidarti dei tuoi occhi. Trova un modo. C'è un'altra strada, mi sta dicendo. Mamma mia, che fretta che avete, voci del ca. Su, lasciatemi stare. Piano piano si fanno le cose, non di fretta. Cos'è questo? Oh! E quindi? Ha! Ha! Ma che figo! Wow! Simpatico. Siamo rimasti soli, Witto. Non so se ti conviene sta cosa. Mike è morto, quindi. Oh, Mike. Oddio. Scatta, no, non scattare. Ma quindi per di là non si può andare? Ha paura? Sta piangendo? Vai, che ce la puoi fare? Darkness.
see you too. Sono cadaveri? Sì, sono cadaveri e... questo è stato carbonizzato, molto male. Bene. Io me ne andrei. Qualcuno ha parlato. Era una voce maschile. Aia! Ma quanti sono? Ma sono infiniti! Aia, no, no! Volevo schivare! Aia! Non muori! E su via! Oh! Che fatica! Ma quanti però? Picchialo, Whitto! Picchialo! Ah, mi ho battuto. Come spam, mi fanno respirare. Devo trovare di nuovo il simbolo? Certo. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, truth. Look how much has changed. Ma è quello lì? Ma è quello là sopra? Che tipo mi scruta malissimo e sta volando? Comunque non ho capito, devo tornare indietro. Ah! Mi sa che quei frammenti se si uniscono mi danno il simbolo. No? Quindi forse devo mettermi... in una posizione... no. Ah! Aspetta! Azz, ciao Whitto! Ciao Malastras! Questo è un giocone, eh? Sì, me l'hanno consigliato. Comunque mi sono preso... Balalla, da domani non mi vedrete per un po' per la vostra gioia. Ma no, ma perché? Per la nostra gioia. Mangio il volo e torno. Va benissimo, Mike. Buon appetito. Ehi, ma adesso non c'è più il tizio. Strano. Ah, ecco, adesso sì. Olè!
Ma mi posso buttare da qui? No? Opla. Sì, no, scusa, ho sbagliato lettera. Ok, anche qui dobbiamo fare la stessa cosa di prima. Ho già visto i simboli qua sopra. Ok. Allora. No. Qua sopra non si può andare, quindi dobbiamo scendere di nuovo e salire da qualche... Ma quelli sono occhi? Oddio! Salve! Ma lei è molto brutto, lo sa? Dove devo andare? Per di qua? Ma per di qua da dove sono arrivata io? No, fermo! Scusami, per di qua posso passare? No. Forse devo salire sul tronco? Ma non credo. No. Forse devo salire qua sopra? Ma che? Fermo un attimo. Si scende da qui. Ah, ok. Lì. E devo scendere da qua o salire? Niente, da qui. No, non dire così. Come me lo sono lasciato sfuggire? So come sono stupida, ma come? Ma no. Ma mi stanno dando della stupida! Ma che? Ah, non si apre. Ok. Opla.
E adesso lo possiamo aprire. Apro anche qui, va. Non me lo fa aprire? Ah no, sì, ovviamente, ok. Sta prendendo per ora, sì. Ma perché dovrei salire per di qua? Per di là non posso salire? Vabbè, mi danno della stupida. Non si insulta. Ma da qui si vede il sigillo? Di qua non posso scendere. E quindi? Ah, aspetta. No. Ma... non cambia niente, o sbaglio? Solo tu puoi darti della stupida, quindi fuoco. Boh, proviamo a scendere. Non sto capendo, si può arrivare per di qua, ma... ah, ok, mi scende giù. Per di qua non sale. Ma se... ma non è che forse... forse quelle scale prima non c'erano? Dai, abbassati, su, eh! Ah, ok! Olè! E mi davano della stupida. Corri. Corri. Dai, che ce la puoi fare. Come hai fatto a capire che stavo canticchiando quella... non puoi entrare. Oh no, è un'arena. È un'arena, non mi va. Poi cosa sono tutte queste ombre strane? Oh.
Ma dai! No, scusi, scusi. Scusi, non volevo. A parte che mi ha preso un po' troppo alla sprovvista. Aia! Che devo fare? Spazio? Ah, cazzarola. Ma sono forti! Aiuto! Corri! Ma lei è lentissima. Capisco che sei ferita, ma l'adrenalina dovrebbe correrti in circolo. Che Dio, ti aiuto. No, in due. Ma stai scherzando? No. Uno alla volta. E vabbè, niente. Arrivederci. Ma a parte che quello è arrivato subito e a picchiare, va bene, ci sta. Ma poi in due come fai? Amica, tira fuori la spada. No, ma dai, ma io premo spazio. E vabbè, ho capito, ma in due come fai? Non sto capendo niente. Ma mezz'ora per alzarsi. No, il mio braccio. Ma non sto capendo. A parte che ci mette mezz'ora. Vai, riproviamo. Anni di Dark Souls. Ma Dark Souls era molto più fluido. Non so se il mio computer ad essere lento o altro, ma i tempi di risposta sono abbastanza lentini. Guardali. E allora che cazzo volete da me? E porca di una miseria. In due attaccano. Ma vi sembra leale? E muori. No. No. Cazzo! Ma un altro! Ce l'ho fatta. Il mio povero braccio. Ok, si prosegue. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth,
and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Come dal cervello alle nuvole. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Sopracciglia come mura. Ok. Ehi, un falò! No, oddio, non proprio. Ma quanto brutti i morti. Come Dark Souls veloce, ma dove? Ma io intendevo veloce con i movimenti. Nel senso che è più fluido. Non lo so. FF. Ma io sono abituata a saltare con spazio e quindi per me ogni cosa è spazio. E invece. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Ok, credo di aver visto un ponte. Noi non abbiamo visto niente. E credo anche di... No. Sa che ci arriviamo in un altro modo al ponte. E anche a questo di ponte. Ottimo. Allora, innanzitutto il simbolo, no? Quindi dobbiamo avvicinarci. Sa che questa è l'ultima. Ma vedo abbastanza grande la porta, il cancello. Livelli neri, corvi, ce ne sono troppi. Ah, ma dai! Ok. Allora, iniziamo da qui. Ok, c'è un'apertura lì, però come ci arrivo? Non posso scendere da qui. Ma dai! Allora andiamo per di là che mi sembra di aver visto un altro portale. She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Ah no, me lo son sognato? If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't. Ah sì, no, non me lo sono sognato. She wanted to marry Dillian. E questo qui? Ok. Ok, perfetto. No! Ah, devo passarci attraverso. Ok, giusto, me ne ero dimenticata. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Ok, adesso. Dovremmo
buttare giù qualche ponte, no? Non siamo dall'altra parte? Ah, eccolo. Oh, issa. Via. Perfetto. E ora saliamo. Ma tu guarda. Silenzio, devo pensare. Ok, andiamo verso di là. Ok. Ok, buttiamo giù il ponte prima. Oh, issa. Perfetto, e mi pare di aver visto l'ingresso. No, dall'altra. Ah, ok, perché è bloccata. Ma che senso ha bloccare una porta quando 2 metri più in là c'è un'apertura enorme dove poter passare? Non ha molto senso, però ok. Lì c'è un ingresso piccolino. Pam 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 pam. Perché sono qui quando non c'è niente? Pam 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 pam. Pam pam para pam pam pam. Qui c'è un'altra lore? Oddio. Oh mio Dio. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear. Che coraggio. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Ok. Harry Potter e i doni di Hellblade. Ma io non ho capito una cosa. Noi siamo saliti per di là, ma forse abbiamo saltato una roba. Ehi! Ma che? No! 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 No!
Basta. Dai, per favore. Ma è sparita la visione. Non ho capito. Prima si vedeva... Ah! Adesso non c'è più il buco. Ma tu guarda! Allora vedi che ha senso la porta adesso. Quindi io adesso devo salire. Mi avete ucciso, non sei l'unico, no? Ero in astinenza. Maledetti. Non eri te il mio targa. Ma purtroppo se lo fai in live. Aspetta, ma quindi cosa abbiamo scoperto? Ah, abbiamo tolto. Perfetto. Ce ne sono ancora tre. So naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything. Ok, e gli unici tre che sono rimasti da dove li posso vedere? Da lì? The smallest hints of shape, sound, thought, grow in strength until they consume. Sì, sono praticamente sicurissima che sia l'ultima porta. Ok, vai, 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 vai! Corri! Questo non è correre, però. Dov'è che... Ah, ok, da qui. Perfetto. Comunque, Senua sente sempre meno voci di quelle che sento io quando a letto penso a tutti gli errori commessi nella... Ma come? Mike! Voilà! Salve amico! Tutto bene? Se n'è andato. Ma come? Un'altra porta? Che palle! Overcome Valravan's final illusion to fierce him in his keeping. I know you can do it. Ma chi è? Ah, questo è l'amico, ok. We both see darkness. We can fight it together. Ok. Forse per di qua. E l'unico portale che vedo è quello lì. Ok. Why are we still here? Just to suffer every night. I can't be. Cosa abbiamo visto? Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called... Di nome Findan. No, io volevo scendere. Captured Findan's sister and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed.
he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast that was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him. Ma questo ci ha pure creduto? Ma scusa, devi essere proprio scemo. Burning all before them, and into that fire Findon made his escape. What was Findon burnt away that day, but from the flames a new man stepped forward. Lui. And Druth was born. Druth, the man that I am now. Oh. Findon never set eyes on his dear sister again. I, Druth, have found you, Senua. Non ho capito, quindi sono sua sorella? Ma che... Comunque ora devo andare, buona serata, ciao Mike! Buona serata anche a te. Ok, mi pare che sia ok, perfetto. No, dritta, ce la puoi fare, non cascare, no, vai che ce la si fa, ok, allora, olè! Coming back for me. Non dietro. I'm still here. Are you too? Where are we? I remember. È quella luce in alto a sinistra. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out now, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! Cosa sta succedendo? Focus! Focus! I see you! I see you now! You led me to the wild! You trapped me there. Ok, combattimento. Aia! Non mi ha colpita?
No, no, non sto capendo gli attacchi. Riprenditi! Riprenditi! Ai. Ma niente, mi colpisce anche se provo a schivare. Quindi in quel caso va bloccato il colpo? Aia! No, aspetta! Ma fammi riprendere! Cos'era quella cosa luminosa lì? Vabbè, ma sempre in due però, eh. E che ca... Beh, le voci sono utili comunque. Cos'è quella roba che si è riempita? Non so. Aia. Ah, ma guarda. No, dai, l'ho bloccato. No! Aia, cacchio! No, dai, l'ho bloccato! Ma fatti picchiare, ti prego! Entri in una modalità speciale. Qual è il tasto? Ah. Che figo. Muori. Non lo so con la tastiera. Aia. Cazzo, no! Non mi dire che mi ha ucciso! No, 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 no! È stanca, è tutta... è andata! Oh, ero stordita. Non ho, non ho ben capito. No! Basta, sono stanca in tre! È finita! Cosa ti credi tu? Siete in tre contro uno!
Ma dai, come hai fatto ad attaccarmi? Qui ho sbagliato io. Ti odio tantissimo. Ma non riesco a vederlo. Ah. L'ho sconfitto? Vai! Picchialo! Sì! Massacralo di botte! Wow! La mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the woods and the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wild, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have. Ma che sorriso è? Wow. Quando attacchi devi dire anche ah, così fai più danni. Ha il suo fascino, sì, assolutamente. È davvero particolare, nel senso bello. Anche i combattimenti, a parte certi momenti che vabbè, penso sia dovuto al mio computer, il fatto che si blocchi ogni tanto o attacchi in maniera molto lenta. Però in generale anche i combattimenti sono molto ben fatti, mi piacciono. Voi invece? Vabbè che Rabba tu l'hai giocato. Ma chi è ancora in live vivo e vegeto? Come l'ha trovato il gioco? Sono curiosa. Io direi che sicuramente per oggi abbiamo finito, anziché abbiamo battuto un boss sin da subito. Bello. Sì, ho letto che a inizio gioco dicevano di aver preso alcune persone affette da schizofrenia e robe simili. Cioè che hanno studiato la malattia per poter rendere più simile e reale possibile il gioco. È molto psichedelico, non è un gioco per tutti, confermo. Cioè, più che psichedelico, o almeno a me non mi ha dato grandissimo fastidio. Nel senso, ok, senti le voci,
Poi ogni tanto vedi ombre strane, cose di questo genere, luci moltiplicate 10 volte, però non mi ha dato particolarmente fastidio, devo essere sincera, nel senso che non ho nemmeno, non dico non ho notato la cosa, però insomma non, per fortuna non ci sono i pupa, ma ho guardato a proposito di Five Nights at Freddy's, o come si chiama, ho guardato il tutorial del gioco ed è facilissimo, o almeno così è sembrato dal tutorial, però mi è sembrato davvero facile. Certo che lo manderò avanti, assolutamente. No, no, questo non lo lascio a metà, tranquillo, Rampa. Lo finiamo, però ovviamente non credo di portarlo ogni giorno. Vorrei alternare lui e un altro gioco. Forse è il secondo più votato sul sondaggio che abbiamo fatto ieri su Telegram. Era? Ori and the Blind Forest? Probabilmente. Ori, ok. Solo tu, Rab, hai votato. Hai votato. Bloodstained? Così si pronuncia? Penso di sì. Vabbè, ma penso, sì, penso di portare tutti i giochi elencati nel sondaggio. Quindi appena finito il Blade, o Ori, dipende da quale finirò per primo, e poi dovrei riportare ogni tanto anche Hollow Knight magari e finire anche quello. Però si vedrà in un futuro. Sì, il sondaggio gestisce l'ordine, esatto. Hollow Knight è quello più lungo, eh. Con i DLC, sì. Comunque mi sono divertita, dai, è stato davvero un bel gioco. Sirian è scomparso, è sparito. Mi ha fatto paura, probabilmente. Andato a giocare. E niente, ragazzi. Oh Mike. No. Ma non credo, non credo, Metello, non credo. Quelli, insomma. Ma non credo. Comunque. Ci salutiamo. E purtroppo oggi la live è durata un po' meno. Però niente, mi tocca. Ho un esame non a brevissimo, ma fra un paio di settimane, quindi si cerca di studiare quanto si può. Per cui il socio è bellissimo, che scrive giustamente buona cena. Il socio, perdonami, ho già cenato. E infatti per questo sono entrata un po' in ritardo, quindi comunque ti ringrazio lo stesso e anzi ringrazio voi tutti per essere rimasti fino a qui. Questa live è dopo cena, è la live dopo cena, esattamente. Grazie, Rab, grazie. Dai che provo a portare Sea of Thieves. Con i settaggi al minimo, ma proverò. Così non dovrei giocare, scrivere e ascoltare contemporaneamente. Comunque, vi saluto, ci vediamo domani sera, spero prima, rispetto ad oggi.
E niente, vi auguro un buon proseguimento di serata, una buona notte per dopo. E ci vediamo domani. Ciao ragazzi, grazie per essere rimasti. Ciao ciao.